Eccoci qua, benvenuti al cuore della nostra trasmissione con la nostra intervista. Oggi appunto come intervista abbiamo le nostre ospiti dell'associazione Donne Nissà. Allora intanto grazie per essere venute con la nostra trasmissione. Grazie a voi. Mi fa molto piacere. Allora Donne Nissà abbiamo lei la... ciao. Ciao. Presidente dell'associazione, responsabile dell'associazione? Sì, esatto, coordinatrice generale. Coordinatrice, ok, esatto. Ok. Poi abbiamo insieme a loro... Prego. Io sono Antonina e sono responsabile di alcuni progetti dell'associazione Donne Nissà. Io Carmen, responsabile del centro interculturale per bambini in Mafalda. Benissimo, benissimo. Allora entriamo un po' nel merito. Donne Nissà, a parte il nome è molto suggestivo, significa qualcosa? Sì, esatto. Donne Nissà significa significa donna in arabo. Ah, ok. Perché Nissà nasce nel 1995 da un gruppo di donne multiculturali che provenivano da vari paesi, tra cui una forte componente araba. Quindi c'è stato questo, diciamo, connubio di Donne Nissà, che rappresentava un po' la nascita di questo gruppo di lavoro. Ma chi alla fine è stato l'ideatore o comunque il propulsore di questa associazione? Ma guarda, l'ideatore, l'ideatrice, una unica non c'è stata. È stato sicuramente un'analisi delle esigenze del lontano 1095, i primi flussi migratori femminili che portavano certe esigenze. Quindi un gruppo di donne volontarie, perché Donne Nissà nasce da un gruppo di donne volontarie, ha letto questa esigenza e ha cominciato a creare dei progetti, servizi per rispondere a questo tipo di accompagnamento delle donne, no? Quindi si partiva da richieste per il permesso di soggiorno, per la tessera sanitaria, cose molto semplici, fino ad arrivare ad accompagnamenti veri e propri per anche questioni molto più complesse. Diciamo che comunque il focus è la donna, immigrata in particolare, ma la donna in generale, e Nissà nasce per sostenere la figura femminile. Quindi l'associazione comunque prende all'interno delle richieste non solo donne straniere, anche assolutamente donne italiane, diciamo, donne comunque del posto, donne... Sì, sì, assolutamente. No? Ti dico, Donne Nissà come macro settore di lavoro è l'intercultura. Dopodiché intercultura essenzialmente significa far comunicare gruppi culturali diversi. Gruppi culturali diversi possono essere appunto gruppi culturali provenienti da paesi differenti, però anche con tutto il territorio autoctono. Uh-huh. No? L'intercultura sta proprio nel avvicinare e far sì che culture differenti comunicano tra loro. Uh-huh. Questo nell'ottica di una convivenza lungimirante, pacifica, che possa, certo, far nascere nuove dimensioni sociali e culturali. Certo. Quindi noi in questo macro settore ci muoviamo. Uh-huh. Dopodiché vedremo poi con, sì, Antonina e Carmen alcuni esempi, perché non abbiamo solo questi, di come viene poi concretamente sviluppata questa dinamica interculturale. Uh-huh. Noi nel nostro, diciamo, impiego quotidiano, nel nostro settore, diciamo, del disagio psichico, abbiamo a che fare anche molto con lo stigma. Mm-hmm. Quindi comunque questo scetticismo, questa diffidenza verso qualcosa di nuovo e di diverso, penso che sia anche legato un po' a questa situazione qua, cioè lo straniero che arriva e si incontra con la persona che abita qui, che è vissuta qua, penso ci sia molto anche questo aspetto qua. Assolutamente, no, è proprio questa l'ottica interculturale, sì, no? Cioè il avvicinare persone differenti, sì, permette di andare contro a paure, a battere muri, eccetera. È chiaro che lo stigma c'è quando appunto le persone stanno distanti, c'è questa sorta di tolleranza, che è un termine che non amo tantissimo, perché comunque presuppone sempre questa distanza, sì, che non permette poi la conoscenza. Certo. Dai nostri tipi di intervento di lavoro facciamo sì che le persone si avvicinino, e una volta che la persona comunque si conosce, entra in contatto, vede che il vicino bengalese che fa da mangiare puzza, no? Questi sono un po', esatto, gli odori troppo forti, sì, faccio proprio esempi, certo, veramente basilari, accessibili un, certo, po' tutti. È un vicino che appunto lavora, ha dei figli, e infatti, come dicevo poi
in certi interventi c'è questa cosa che in superficie si è diversi, sì, ma poi nell'essenza, certo, siamo tutti uguali. Certo. No? Quindi quando arrivi, appunto, parliamo di figli, poi vedremo con Antonina più nel profondo, certo che arriviamo da matrici culturali differenti, certo, ma poi quando abbiamo problemi con i figli, con la comunicazione, con il modo di capire come percepiscono, come percepisce il mondo il figlio, certo, Pakistan, Bangladesh, Francia, siamo tutti lì, certo, e a quel punto lì iniziamo a voler arrivare. Certo, anche tenendo in considerazione che le difficoltà sono un po' comuni a tutti, ma queste persone ne hanno molte di più perché non sono a casa loro. Non sono a casa loro, quindi incontrano un mondo completamente diverso, la diffidenza e poi tutto quello che è un sistema completamente diverso da quello che avevano loro, ma anche penso il conoscere che cosa possono, a che cosa possono riferirsi come aiuto, come sostegno, come no, effettivamente supporto, e questo fate molto anche voi. Sì, sì, c'è anche tutto un lavoro sviluppato in particolare negli ultimi anni proprio sul territorio, dove cerchiamo di avvicinare gruppi di persone immigrate così al territorio, quindi portandoli i servizi, facendoli conoscere, ma lavoriamo anche per far sì che il territorio venga in contatto con gruppi difficilmente raggiungibili, perché appunto difficilmente una donna pakistana, analfabeta, arriva al consultorio da sola, perché non lo conosce, ha paura, non... se la si avvicina, le si dà il modo di conoscere il servizio, certo, il servizio a sua volta si adatta un po' alle esigenze di una donna pakistana analfabeta, certo, a quel punto allora il meccanismo parte e si lavora, diciamo, in un modo bidirezionale. Certo, certo. Quindi la vostra è un'associazione, quindi è un'associazione con soci? Sì, sì, allora noi abbiamo 120 soci, più o meno 121 soci nel 2017. Il gruppo di lavoro effettivo con i dipendenti è siamo in 6 dipendenti a contratto indeterminato part-time. Dopodiché c'è tutto un gruppo di lavoro su volontarie sociali, tirocinanti, volontarie. Sì, perché c'è adesso volontarie sociali che vengono, è un servizio che viene rimborsato dalla provincia, okay, e la volontaria pura invece che viene una o due volte a settimana. E... Quindi devo dire i numeri sono cresciuti anche nel tempo parecchio? Sì, sono cresciuti moltissimo, ma dobbiamo dire grazie soprattutto all'orto semirurali, sì, che è un orto che fa un ottimo lavoro di sviluppo di comunità, dà degli spazi condivisi, sì, non è che ognuno ha la sua aiuola, ognuno, sì, ha il suo spazio però all'interno di un'aiuola condivisa. Ma poi sono tantissimi, leggevo tantissime persone che, sì, partecipano, sì, a questo progetto degli orti. Sono una novantina, poi adesso ci hanno dato uno spazio in più, sono una novantina. Quindi quello chiaramente per accedere devi essere anche socio e quindi, okay, ci ha aperto un numero molto più grande per Nissa a livello di soci. Quindi questo orti comunitario dà la possibilità comunque di incontrarsi, sì, di condividere, di ricevere anche i frutti dell'orto, penso, che, esatto, cioè, coltivano, ma comunque poi ne prendono anche vantaggio, esatto, coltivando loro. Infatti doveva esserci qua la nostra collega, quella di Stoli, che è la responsabile, però non ha potuto venire purtroppo, così anche lei avrebbe un po' raccontato più nel dettaglio anche. Però è sicuramente un'ottima realtà e un terreno molto molto fertile per lavorare nell'ottica... in cui intendiamo lavorare noi a livello interculturale, sì, e anche in sinergia con gli altri servizi, no? Già, infatti anche sabato scorso abbiamo fatto una festa, la festa del pane, di cui si è occupato in particolare Mafalda, quindi se vuole raccontarla Carmine, lì ci siamo trovate tantissime persone, no? Sì. Mamme, ortolani, italiani, bengalesi, afghani, indiani, veramente tantissima gente. Vi racconterei, è stato veramente molto bello. Sì, insomma, abbiamo proposto questa attività perché era la settimana della famiglia che incominciava già da sabato, quindi Mafalda insieme agli altri servizi dell'associazione ha voluto portare avanti questa attività, visto che anche all'orto dall'anno scorso, fino all'anno scorso nel 2017, avevano costruito un forno. Per cuocere il pane? Per cuocere il pane, per gli ortolani occupati della costruzione. È stata una bella giornata di condivisione fra le famiglie di Mafalda e gli ortolani. Sì, bello. Ma poi leggevo anche che appunto ci sono diverse festicciole legate comunque alla stagionalità, la semina, non so, sì, ci sono diverse, sì, diciamo, pretesti, tra virgolette,
per riuscire a condividere. Quindi esatto. La condivisione è sempre lo scopo principale e l'aggregazione tra tutte le persone, perché poi sono tantissime persone. Sì. Appunto, mi dicevi, Antonina, sì. Di che cosa ti occupi tu all'interno dell'associazione? Allora, io sono responsabile di un progetto che è un progetto di sostegno alla genitorialità per mamme delle seconde generazioni. Seconde generazioni sono giovani migranti o bambini nati all'estero che poi sono arrivati qui in Italia. La seconda generazione non ama tanto essere chiamata la seconda generazione, forse sarebbe meglio anzi parlare di nuove generazioni italiane, perché effettivamente sono ragazzi italiani a tutti gli effetti, anche se non hanno lo status giuridico tale che possa definire i cittadini italiani. Il nostro obiettivo con questo progetto è innanzitutto trovare sempre quelle donne che per barriere linguistiche o per altre problematiche ancora rimangono un po' isolate da quello che è il contesto sociale, portarle da noi in gruppo, ascoltarle, attivare degli incontri di narrazione attraverso i quali innanzitutto cerchiamo di sviluppare delle dinamiche per far uscire dall'isolamento tra loro e poi anche con il territorio, perché anche con loro facciamo degli incontri al consultorio di sostegno alla femminilità, ma soprattutto cercare anche di intavolare con loro un dialogo e dire ok, le vostre origini sono molto importanti, adesso però siete anche qui in Italia, alcune di voi sono già cittadine italiane, alcune lo diventeranno nel corso degli anni, e i vostri figli comunque stanno crescendo qui, molti hanno cominciato già a scolarizzarsi in Italia, altri hanno proseguito nella scolarizzazione, ed è chiaro che poi l'obiettivo principale dei vostri figli è quello di crearsi un futuro, certo. come giovani e basta, non sono giovani di seconda generazione, non sono giovani pakistani, magari non sono giovani italiani, ma saranno giovani nati in Pakistan che però sono italiani, certo. Per cui è importante che anche le mamme riescano un po' a capire questa cosa ed uscire un po' da quell'inghippo del dire ma vanno a scuola, perdono un po' quella che sono le nostre tradizioni, sì. L'identità, quando invece i giovani sanno fare tesoro di questo e di altro, perché comunque sono dei caleidoscopi del futuro, no? Ma poi penso che abbiano anche quella capacità di adattamento forse più facile, insomma, le famiglie sono radicate nella loro cultura, nella loro tradizione, effettivamente poi distaccarsi da queste diventa un po' difficile, forse i figli sono più capaci di questo? Sì, perché comunque frequentando dei gruppi di pari, sì. In Italia, almeno per quella che è la nostra esperienza, giustamente i ragazzi sono dei ragazzi e basta, come tutti gli altri, sì. Ragazzi, le mamme che magari arrivano da un contesto diverso, da un contesto culturale diverso, hanno avuto comunque anche un percorso di studi diversi nel loro paese, arrivano in Italia, hanno alcune anche una laurea, no? Però arrivano, sì. Qui, non sanno parlare l'italiano e quindi ci dicono siamo arrivate qui, ci sentiamo libere, però allo stesso tempo ci sentiamo delle donne a metà, per certo. Cui non riescono poi a dare quel di più ai figli per certo. Poterli lanciare, no? Certo, diventa un po' anche come una scuola per loro, una scuola per riuscire in qualche maniera ad adattarsi, sì, ma a capire bene come funziona da noi. Come funziona da noi, ma ad adattarsi, perché comunque, come diceva anche lei, il nostro è sempre un lavoro a livello interculturale. Sì. Noi diamo, tra virgolette, dei consigli, ma li ascoltiamo anche molto attivamente. Sì, questo penso sia una parte importantissima. Assolutamente, perché sì. Anche loro hanno delle cose da dire, poi scavando, scavi, i valori sono comunque quelli fondamentali, no? Che certo. Danno una mamma o un papà. Certo, poi penso che forse, non lo so, adesso non me ne intendo molto, ma arrivano da situazioni non sempre felici, quindi situazioni magari perché vengono qui, fondamentalmente perché ci sono delle diverse motivazioni per cui le persone vengono qui, e le madri, leggevo anche sotto forma di asilo, richiesta d'asilo, che cosa significa richiesta d'asilo? La richiesta d'asilo è quando praticamente arrivi da un paese con problematiche forti, guerre, carestie, eccetera, scappi, quindi diciamo che è la cosiddetta migrazione forzata che se ne va, e quando arriva nel paese d'arrivo, in questo nostro caso appunto in Italia, può fare la richiesta di asilo, di protezione internazionale, quindi un richiedente asilo è quello che presenta la domanda ma non è ancora riconosciuto. Okay. Quando verrà riconosciuto diventerà un rifugiato, dopodiché ci sono anche stati appunto della protezione, non esatto, di intermedi. Che nel rifugiato è come se avessi il permesso di soggiorno a lunga durata, ti viene riconosciuto, okay. Hai le stesse dinamiche. Poi c'è la protezione, mi sembra sussidiaria, umanitaria. Umanitaria,
scusate, che dura 2 anni e devi sempre richiedere, però devi sempre rifare. Quindi. Mm-hmm. Però insomma il richiedente asilo è quello che arriva da situazioni essenzialmente disperate dal proprio paese, mm-hmm. no? Che viene perseguitato, che subisce violenza, che c'è una guerra, eccetera, eccetera. Mm-hmm. E quindi può richiedere la protezione internazionale. Mm-hmm. Quindi voi avete comunque, per questo lavoro che fate, avete un supporto da parte della nostra provincia, diciamo, come associazione siete comunque supportati dalla provincia? Assolutamente sì, provincia, comune, grazie sì. a loro, Donne sì. in Sapo può esistere attraverso la provincia. Da la maggior parte del finanziamento, del sostegno uh-huh. tramite, in base ai servizi e progetti, poi abbiamo l'ufficio anziani di strati sociali, uh-huh. abbiamo l'ufficio famiglia, il comune con la parte del appunto donna, famiglia, eccetera. Grazie a loro, sì, se no uh-huh. non potrebbe essere possibile. Certo, insomma. certo. Ti investo. Esatto. Certo. All'interno dell'associazione comunque ci sono tante persone che lavorano. Diciamo, voi avete un po' la regia generale su come l'associazione si muove. Questa associazione va oltre il confine anche, cioè oltre il nostro confine. È una realtà altoatesina. Sì, Bolzanina in particolare. Bolzanina. Bisogna dire che, esatto, lavora solo su Bolzano. Uh-huh. Forse nel futuro vediamo se ci sarà modo anche di riuscire a sviluppare anche al di fuori della città di Bolzano, uh-huh. che vediamo comunque ci sono delle esigenze, però appunto piano piano adesso uh-huh. siamo ancora nella città. Uh-huh. Adesso quello che state offrendo in questo momento è sufficiente o secondo voi servirebbe di più? Potrebbe essere un buon punto per poterlo dire qua al microfono. No, diciamo che sì, secondo me è sufficiente da una parte, è chiaro che si può sempre fare meglio attraverso anche con assorbire più personale, con altre competenze per cercare di potenziare i progetti. Però adesso io parlo per quanto mi riguarda, io arrivo dalla provincia di Bergamo e da Verona in giù una situazione del genere non sarebbe possibile, nel senso che mancano i soldi, certo. i progetti vengono finanziati un anno poi muoiono, quindi il fatto che mi trovo in Alto Adige dove c'è comunque un sistema sociale che viene finanziato, ci sono dei servizi. Io dico che ok, è chiaro che si può sempre fare meglio, però ci mm-hmm. sono delle risorse, ci sono delle possibilità e abbiamo modo di svilupparle. Sei migrata anche tu in Citirol, quindi, perché hai visto maggiori opportunità. Sicilia e Spagna. No, ma infatti il gruppo è altamente interculturale. Bellissimo, già voi lo siete. Esatto, poi c'è Albani e c'è la nostra contabile che è albanese. Poi ci sono le educatrici di Mafalda, una è di Milano, l'altra è sudamericana. Abbiamo la Hilary Sori, viene da Londra, dall'Inghilterra. Abbiamo la vicepresidente che è sudtirolese. Uh-huh. E invece c'è la presidente che è italiana, però di matrice kosovara, nel senso i genitori sono kosovari. Quindi già di per sé Nissa a livello interculturale è un esempio, uh-huh. nel senso che tante culture che lavorano insieme e ti assicuro che non è facile. Assolutamente, immagino. Perché però la risorsa, no? Però assolutamente certo. Certo. Sì, è quello che ci permette, no? Di aprire certo. i servizi, insomma. Così. Certo. Breve pausa musica e poi continuiamo la nostra interessantissima intervista. Grazie Wolfgang, eccoci qua di nuovo in diretta, Interferenze Radio dagli studi di Radio Tandem. Oggi abbiamo appunto, come chi si fosse appena messo nella radio, abbiamo Donne Nissa, l'associazione qua di Bolzano, con Leila, Carmen e Antonina. Ecco, stavamo parlando appunto di questa splendida realtà che esiste qui da noi, Donne Nissa, che dà il supporto appunto a persone che hanno bisogno di integrarsi a livello culturale, interculturale, e comunque una strada per poter entrare nel tessuto anche nostro altoatesino. Adesso non so se l'Alto Adige poi ha anche una particolarità, noi siamo già in una regione con diverse etnie, diverse culture, quindi forse è un vantaggio questo, perché l'Alto Adige può avere questi aspetti qua, o ci sono anche delle particolarità diverse? Mi è venuta in mente questa cosa qua. Allora, sappiamo che l'Alto Adige è molto particolare, no? Sono domande capite. No! Domandona! Passiamo alla prossima domanda! No, è complesso. Allora, non entriamo nel... questa lingua un po' così, questo tono un po' spagnolo, era molto affascinante.
Ecco, il tuo ruolo, di cosa ti occupi? Comunque ti abbiamo già presentato, però se ci puoi raccontare qualcosa. Allora, io sono la responsabile del Centro Interculturale per Bambini Mafalda. Diciamo che nasce come un posto soprattutto per sostenere le mamme con la cura dei bambini, no? E con il passo, con il divenire degli anni, comunque è diventato anche un posto dove si potenzia non solo i bambini ma anche l'intera famiglia, no? Uh-huh. E stiamo lavorando negli ultimi anni con le mamme, però anche con i papà. L'anno scorso, per esempio, siamo partiti con incontri proprio per i padri, no? È stato un esperto educatore che, usando la pedagogia della genitorialità, ha portato avanti questi incontri per favorire, diciamo, le dinamiche positive che si sviluppano in ogni famiglia, no? E dare peso a quelle dinamiche e non a quelle negative, no? Certo. E con questa pedagogia della genitorialità si vuole anche creare nuove dinamiche, no? Fare piccoli progetti che ognuno di noi possiamo realizzare con i nostri bambini, no? Certo. E poi facciamo anche altri incontri con la psicopedagogista. Là sono indirizzati per i genitori, in generale è vero che sono più presenti le mamme. I padri sono più defilati da questo punto di vista o vengono coinvolti anche loro? Vengono coinvolti tramite queste attività, sì. ma anche altre. Poi ci sono altri papà che collaborano tanto nelle attività, no? Per esempio adesso c'è un papà molto presente, uh-huh. Che ci aiuta tanto, no? Nel centro. Sì. Anzi, viene quasi tutti i giorni, no? Quando c'è lo spazio genitori bambini, è lui presente. Sì. Settimana scorsa, per esempio, dipingeva le pareti, no? Del centro, e un pochettino anche con il giardino, abbiamo un piccolo giardino all'esterno, mm-hmm. anche là, no? Poi avete una sede qui a Bolzano dove si sviluppano la maggior parte dei progetti. Dove si trova questa sede qua a Bolzano? Sì, la sede è in via Cagliari 22A, mm-hmm. Dal quartiere Don Bosco, mm-hmm. essenzialmente. Quella è la sede, i progetti poi tipo Mafalda, la sua piccola sede che è sempre in via Cagliari, però 42. Gli orti sono sempre nel Don Bosco, l'orto semirurali è in via Bari, perché abbiamo poi un altro orto, l'orto Volta, che è nella zona industriale dove c'è il Veco, okay. E ha un altro tipo di progetto, lavora con richiedenti asilo, studenti universitari, e il metodo, cioè diciamo che il metodo di coltivazione è la permacultura, dalla permacultura poi dove arrivano ragazzi universitari per testare, sperimentare appunto queste dinamiche di coltivazione insieme poi con i ragazzi richiedenti asilo. Questo è un po' il generale, il grosso del lavoro. Certo. E niente, poi progetti, altri progetti così, si cerca anche di sviluppare proprio, come ti dicevo, sì. No, sul territorio, sì. No, in rete. Sì. Sì, quella per noi è sempre fondamentale, la rete, no? Perché sì. Comunque ognuno ha le sue competenze, però è chiaro che se devo parlare di una donna metodi contraccettivi piuttosto che di ciclo mestruale, lo faccio fare a qualcuno di competente, quindi certo. Vado al consultorio, è quello per noi veramente fondamentale. Certo. E i servizi devo dire che rispondono sempre in maniera ottima, sono sempre contenti della collaborazione, perché comunque riescono a raggiungere anche loro dei cittadini che altrimenti rimarrebbero comunque invisibili. Certo. Io ho visto che anche in ospedale da un po' di tempo c'è proprio un ambulatorio dedicato alle persone straniere, no? Esatto. Che vanno lì perché un nostro collega lavorava da noi, adesso si è trasferito lì e diceva che c'è un flusso enorme di persone. Adesso non so se negli ultimi anni con gli eventi che sono successi è aumentato. Questo è l'ambulatorio per le persone che non hanno un permesso di soggiorno. Documentazione, è un po' differente. Una volta che hai residenza, sì. Puoi avere la tessera sanitaria e avere accesso al sistema sanitario, okay. Avere un medico, eccetera. Quando appunto tipo un profugo fuori quota che arriva e mette sta male, allora va all'ambulatorio. Le persone come sanno della vostra esistenza? Cioè che esiste questa associazione? Ci sono diversi canali per saperlo?
A chi si rivolgono? Come funziona? Allora, Nissa gode di un'ampia conoscenza soprattutto col passaparola, perché adesso abbiamo lavorato tanti anni con lo sportello per le donne immigrate che arrivavano e appunto, come ti dicevo prima, dalla tessera sanitaria si passava ad accompagnamenti veri e propri molto più complessi, uh-huh, che per risolvere situazioni anche a volte molto, molto gravi. Quindi è molto conosciuta nel settore, diciamo, nell'ambito anche delle persone, donne immigrate. Uh-huh. Diciamo che per tanto tempo è stato lì soprattutto la nostra forza. Negli ultimi anni stiamo cercando di uscire meglio fuori con appunto la comunicazione esterna, far vedere, conoscere meglio quello che facciamo, quindi abbiamo anche Facebook. Sì. Instagram, solo che essenzialmente ultimamente non lo stiamo più aggiornando perché ci rendiamo conto che anche quello è un lavoro. Certo. Quindi mi permetto di fare un appello, se qualcuno fosse interessato a occuparsi della comunicazione esterna di Nissa come inizialmente anche un tirocinio, sì, insomma ci chiami, ne abbiamo bisogno. Voi avete la possibilità di prendere anche studenti tirocinanti, sì, che fanno un, sì, percorso, sì, lì? Sì, sì, assolutamente. Bene, 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 c'è un figlio che deve farlo, quindi si occupa di comunicazione? Ma si occuperà eventualmente. Ah, perfetto, digli che lo aspettiamo a braccio aperto. Bene, io direi che siamo quasi in dirittura d'arrivo. Intanto grazie. Grazie a voi per l'invito. Grazie a voi, sono state benissimo. Complimenti per il vostro lavoro, perché grazie. Siete molto brave. Anche voi per il vostro progetto. Grazie. Anche questa condivisione, incontro, scambio. Bene, allora vi ringrazio di nuovo. Buon auguri e buona fortuna per i vostri progetti. Grazie mille. Ciao. Ciao.